Non siamo online ancora, vero Erika? No. Ok. Ora vai preparare. Non siamo online ancora, vero Erika? Adesso sì. No. Ok. Salve a tutti, ben ritrovati, buonasera a tutte le persone che ci stanno seguendo. È un grande piacere ritrovarvi per la seconda puntata del Conversas do Conectando, che è un programma di YouTube legato al progetto Conectando Culturas. Di questo progetto e di molte altre cose, di tutti gli studi che hanno poi portato alla creazione del progetto, abbiamo parlato nella prima puntata del programma Conversas do Conectando, che potete trovare sul nostro profilo di YouTube, sul profilo del Neclit. Oggi sarò io a condurre questa seconda puntata, questa chiacchierata molto piacevole, spero. Io sono Elena Santi, sono docente dell'Universidade Federal di Juiz de Fora, in Brasile, e oggi sono qui per presentare i nostri ospiti e introdurre il tema di questa chiacchierata. Il titolo di oggi è Approcci multiculturali nell'insegnamento della letteratura italiana. E l'idea è quella di pensare un po' fuori dagli schemi, no? Durante la prima puntata abbiamo parlato del fatto che nel mondo di oggi è sempre più difficile, più problematico parlare per esempio di letteratura nazionale. Abbiamo detto che i concetti che ci hanno sempre guidato, le linee guida che abbiamo sempre seguito, in questo momento non sono più così solide, non le sentiamo più così solide. E quindi vorremmo un po' ripensare a quali sono le esigenze, per esempio, dei nostri studenti e quali sono, diciamo, le nostre nuove prospettive come docenti. A partire da queste affermazioni, oggi ci dedichiamo un po' a pensare il campo dell'insegnamento della letteratura italiana dentro e fuori l'Italia. E lo facciamo oggi con due invitati che sono molto felice di ricevere. La nostra prima invitata è Silvia Cattoni, che è docente dell'Università Nazionale di Cordoba, dove insegna letteratura italiana e letteratura occidentale. E come ricercatrice si occupa principalmente di letteratura comparata, plurilinguismo, fenomeni letterari legati alla migrazione, alla traduzione, alla letteratura delle donne, e partecipa, collabora con il Dizionario Immaginario Italo-Argentino, che è un dizionario di autori. Nel 2022 ha tradotto i pensieri di Leopardi, Pensamientos, e sempre nel 2022 ha pubblicato la traduzione di Daria Menicanti, e quest'anno uscirà anche la traduzione di Antonia Pozzi, e magari più tardi Silvia ce ne parlerà meglio. Vorrei solo sottolineare che queste traduzioni sono antologie trilingui, italiano, portoghese e spagnolo. L'altro nostro invitato è Alejandro Patat, che è docente di letteratura italiana presso l'Università per Stranieri di Siena. Si occupa di letteratura italiana del Settecento e dell'Ottocento da una parte, principalmente di autori come Leopardi, Nievo e Rovani, e d'altra parte invece un'altra linea di ricerca che studia il rapporto tra lingua e cultura italiana e le lingue e le culture latinoamericane. Da di qui sono nate tantissime pubblicazioni di cui Alejandro ci potrà parlare tra poco. Oltre che in Italia, Alejandro ha tenuto corsi in vari paesi come Austria, Argentina, in Brasile, in Danimarca, Svizzera, Spagna, Messico, Guatemala, insomma in tantissimi luoghi, e dal 2012 è a carico anche del corso di letteratura italiana presso l'Università di Buenos Aires. Buonasera Silvia e buonasera Alejandro. Buonasera, grazie dell'invito. Buenas tardes, grazie Elena per la invitazione, un piacere stare acá. Allora, approfitto per dire ai nostri spettatori che il programma di oggi sarà multilingue, no? Giustamente perché proveniamo da aree geografiche diverse, lavoriamo in lingue diverse e quindi oggi vogliamo approfittare dell'occasione per vedere questo multilinguismo in atto, no? Vederlo come realmente succede. Comincio con una prima domanda per Silvia. Silvia, ci puoi descrivere brevemente come funziona il corso di letteratura italiana nella facoltà di lettere dove tu lavori all'Università di Cordova e principalmente quali sono le sfide che ti trovi ad affrontare come docente e quali strategie hai messo a punto per superare gli eventuali ostacoli? Bien, antes que nada, tengo que decir que yo enseño literatura italiana en la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Es una materia que es una asignatura que está en cuarto año de la carrera y se enseña en español y en un cuatrimestre. Entonces, me parece que aquí ya hay dos aspectos importantes para considerar que significan para alguien que se encarga de enseñar esta literatura un desafío importante. Primero, el tiempo, o sea, ajustar una literatura tan vasta como la literatura italiana de tantos siglos en un cuatrimestre, y por otro lado, enseñarla mediada por la traducción, ¿no? Estos son dos problemas específicos con los que nos enfrentamos y que tenemos que encontrar alternativas para superarlos. Con respecto al tiempo, siempre está el desafío de ver, bueno, qué se enseña en un cuatrimestre. Se ofrece una visión panorámica, se toma un tema y se aborda en profundidad un tema y se deja de lado ese panorama general y necesario para un estudiante de letras que tiene que egresar con un conocimiento más o menos general de toda la literatura. A partir de encuestas y consulta con los estudiantes, siempre ha prevalecido y por parte de ellos la necesidad de tener un panorama general. Entonces hemos aprovechado un recurso didáctico a través de uno de los textos que ha traducido también Alejandro, de Azor Rosa, y este instrumento de periodización que Azor Rosa presenta en tres etapas de la literatura italiana, que para nosotros ha sido muy útil y muy eficaz desde el punto de vista didáctico, ¿no? Porque nos permite identificar con claridad tres momentos en esa vastedad de producción, tres momentos importantes con características particulares, e identificar ahí una obra o dos que nosotros podamos explicar, ¿no? Entonces, aún así, el otro problema y desafío en esta periodización es el que se presenta entre las obras canónicas y las obras menos conocidas. Bueno, y en eso también tratamos de encontrar un equilibrio, una literatura que nace con tres obras de relevancia, como son La Divina Comedia, El Canzonero y el Decamerón. No se puede dejar de lado eso, por lo tanto, alguna referencia a una de esas tres obras hay que hacer, y al mismo tiempo buscar un equilibrio para poder mostrar la diversidad que ofrece il Novecento y el siglo XXI que recién empieza. Por suerte, la carrera nos brinda espacios específicos para trabajar temas puntuales, ya sea en seminarios o en el área de la literatura comparada, donde siempre tratamos también de llevar algún tema importante de la literatura italiana y complementar ahí. El otro desafío que tenemos, que puede ser pensado, bueno, puede ser pensado como un desafío, es un desafío sin duda, es enseñar una literatura mediada por la traducción. Pero por suerte la traducción es un género que nos posibilita abrir este panorama multicultural, enriquecerlo y trabajar con obras que por supuesto son traducibles. En ese pasaje, ya lo sabemos, hay pérdidas y ganancias, pero bueno, elegimos quedarnos siempre con las ganancias y aprovechar también la posibilidad para que la literatura italiana nos da para reflexionar acerca del problema de la traducción, que no es un problema menor y que es un problema que está íntimamente vinculado para alguien que tiene que enseñar o que se las ve con una literatura extranjera. Así que en principio, bueno, creo que he tratado de dar una idea de cómo llevo adelante el desafío de enseñar una literatura de 7 siglos en un cuatrimestre. Grazie Silvia, e sicuramente è una sfida non facile e hai toccato vari punti interessanti che ci riguardano tutti. Intanto la questione della traduzione come un grande strumento, sì, sappiamo che ci sono perdite, ci sono invece nuove possibilità che si aprono attraverso la traduzione. Noi cerchiamo sempre di vedere l'atto, diciamo sì, il bicchiere mezzo pieno, vedere le nuove possibilità, vero? E quindi è molto interessante pensare alla traduzione in questo senso, e anche quello che dicevi è ovvio, ci sono opere canoniche che non possiamo a volte non toccare in qualche modo, però anche questi percorsi tematici, questi percorsi trasversali sono un grande strumento. E adesso vorrei fare una domanda piuttosto simile anche ad Alejandro, perché tu Alejandro hai... Da una parte no, lavori anche all'Università di Buenos Aires ed hai probabilmente un'esperienza molto simile a quella di Silvia. Dall'altra però lavori, ed è il tuo ruolo principale, no, full time, all'Università per Stranieri di Siena. Intanto ti vorrei chiedere se ci puoi spiegare come funziona il corso in questa università, come vengono organizzate le materie, come funziona la didattica, e se cambia da una parte il tuo approccio da un'università all'altra, che immagino di sì probabilmente, e anche te chiedo le principali sfide e le principali strategie per superarle. Sì, intanto grazie ancora per l'invito, risponderò in italiano. Quando faccio il corso all'Università di Buenos Aires trovo gli stessi problemi che ha enunciato in modo ineccepibile la collega e amica Silvia, quindi non mi dilungo molto, la situazione è identica, è la Facoltà di Lettere e Filosofia di Buenos Aires, abbiamo un quadrimestre, abbiamo deciso con tutta l'equipe dell'università però di sacrificare forse il panorama completo e di dedicarci a un numero ridotto di opere che possano dare una visione organica di un periodo, invitando gli studenti, eventualmente chi lo vorrà fare, a ripetere il corso qualora il corso dell'anno successivo, come in genere come accade spesso, diciamo, cambia periodo. Effettivamente l'esperienza è totalmente diversa. Intanto all'Università di Buenos Aires faccio lezioni in spagnolo e lavoro con i testi anche tradotti, facendo sempre riferimento naturalmente al testo originale. Invece a Siena mi trovo a insegnare letteratura italiana a studenti italiani e stranieri, perché l'Università per Stranieri di Siena non è un'università solo rivolta agli stranieri, ma è un'università che forma i formatori per lavorare all'estero, ossia si occupa della formazione dei docenti di lingua e cultura italiana che poi andranno a insegnare italiano e cultura italiana nel mondo. E proprio per questo, dato che il corso, almeno nel corso triennale, quello diciamo dei primi 3 anni, è uno solo e anche lì un solo semestre, e dato che siamo in un contesto italiano dove si presuppone che la maggior parte dei corsisti abbia già un panorama acquisito, o perché vengono dal liceo o perché hanno già fatto un percorso di lingua e cultura italiana per arrivare da noi, il taglio è sempre più specialistico, più specifico. Io credo molto nel corso che punti a rilevare in modo anche intelligente quali sono i nodi identitari di una cultura. Ossia, a me interessa più in un semestre lavorare su 4 o 5 problematiche italiane, ossia che almeno non dico che siano esclusivamente italiane, ma sono quelle che l'Italia ha affrontato come problemi identitari. E quindi, per esempio, così ci capiamo, quest'anno ho fatto un corso su i principi della fondazione della modernità e abbiamo lavorato su che cosa sono le rovine, che cos'è l'esilio, che cos'è la migrazione, qual è il ruolo dell'artista, ossia sono questioni che poi andiamo a indagare, no? All'interno dei testi e che dovrebbero apportare una visione critica di come una cultura ha fondato o ha fondato se stessa o su quali fondamenta, diciamo, è partita quella cultura. Naturalmente, e con ciò finisco, è diverso insegnare l'italiano e la cultura italiana sapendo che si esce dall'aula e si è in Italia e si ha a disposizione anche la chiesa medievale che magari di cui avevamo parlato poco tempo fa o la città che è oggetto di studio in uno dei testi. Quindi prendo sempre in considerazione, almeno in Italia, la possibilità di tesaurizzare l'idea di avere questo patrimonio vicino, e lo dico molto agli studenti di valorizzarlo, perché avendo l'esperienza di insegnare all'estero so quanto tanti studenti che sono fuori d'Italia amerebbero avere a disposizione tutto quel patrimonio che invece molte volte fanno fatica a conoscere. Grazie mille Alejandro, molto interessante, e sicuramente la tua esperienza all'Università per Stranieri di Siena già si distanzia molto, per esempio, da quello che stavamo parlando con Silvia, cioè c'è un contesto molto specifico, molto interessante, e anche tu hai toccato diversi punti su cui tra pochissimo vorrei ritornare. Però prima volevo riprendere un tema che Silvia ha già cominciato ad introdurre, lo vorrei approfondire, che poi tocco ovviamente anche Alejandro, che è quello legato alla traduzione, no? Quindi tutte le opere sono tradotte, la bibliografia che si usa nei corsi di letteratura italiana all'Università di Cordova, nella facoltà di lettere nello specifico, sono in lingua spagnola e usano una bibliografia tradotta. Io ti volevo chiedere, Silvia, secondo te quali sono i principali vantaggi di questo tipo di studio della letteratura italiana per gli studenti del corso di laurea di lettere, e principalmente quali possibilità nascono in questo contesto di contatto fra letterature, lingue, culture, e attraverso questo strumento così interessante, così complesso, così stimolante che è la traduzione? Sí, retomando algo que dijo Alejandro y que me parece fundamental, si bien trabajamos con traducciones, tenemos siempre como referencia el texto original, ¿no? Entonces, esta comparación, esta puesta en comparación de ambos textos, nos permite sobre todo mostrar algo que creo que todo docente de una literatura extranjera intenta hacer, ¿no? Mostrar cómo cada lengua recorta un mundo con determinadas características. Y en eso hacer hincapié, cómo ese recorte de mundo que el italiano posibilita se manifiesta de determinada manera en esas obras literarias. Y a partir de ahí, trabajar la obra literaria a partir de un acto hermenéutico, que es siempre de carácter dialógico y donde siempre está implícito el contacto con el otro. Entonces, me parece que la traducción nos pone en esa situación, en la situación de encontrarnos con el otro, sino, como dice Steiner, viviríamos encerrados en las provincias colindantes con el silencio, ¿no? Y ese otro abre un mundo de complejidades. Abre un mundo de complejidades que uno tiene, tanto como profesor o como estudiante, en este contexto, la obligación y el compromiso de indagar, porque ese contacto con el otro complejiza también el mundo propio. Entonces creo que eso, ese es uno de los desafíos fundamentales. Pero por otro lado también, en ese mundo de traducciones al que aludí, en donde dije que había pérdidas, pero que bueno, uno prefiere quedarse con las ganancias a hacer posible la experiencia estética. Creo que ese es el otro gran desafío, ¿no? Mostrar cómo ese texto es una experiencia estética y ayudar a esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de experimentarla y de comprenderla. Y ver cómo la traducción permite esa conjunción de lengua y cultura y le da esa particularidad, ¿no? Lo que decía recién Alejandro, esta identidad cultural que no tiene nada que ver con la identidad nacional a la que nos podemos referir después. Me parece muy importante esa diferencia, ¿no? Bueno. Grazie Silvia, è molto interessante quello no, che ci racconti, sono molto d'accordo, no? Ci sono intanto sì, il tema dell'identità culturale, identità nazionale è molto complesso e sono due cose chiaramente molto diverse. Pensare anche alla cultura come qualcosa di estremamente composito e che nasce dal contatto. Abbiamo bisogno del contatto per poter veramente costruire ponti per uscire, come dicevi, dalla nostra provincia chiusa in se stessa, nel senso di non riuscire a vedere un orizzonte più ampio e non riuscire a vedere l'altro. Quindi molto interessante quello che ci racconti. E in questa prospettiva ho un ottimo ponte per arrivare a una domanda da Alejandro. Perché tu ci raccontavi appunto che all'Università per Stranieri di Siena i tuoi studenti principalmente sono persone che lavoreranno con la lingua, la cultura italiana in senso molto più ampio e possibilmente fuori dall'Italia, no? E quindi ti volevo chiedere un po' quale ruolo ricopre il corso di letteratura italiana in questo panorama, diciamo così, didattico più ampio, no? E anche credi che possa essere un momento interessante per riflettere sulla relazione fra lingua e cultura, fra lingue e culture. Raccontaci un po'. Sì, va bene, il corso è obbligatorio, si trova al primo anno, il che da una parte è molto buono e d'altra parte a volte, diciamo, quando hanno già acquisito un saper fare universitario, il corso anche potrebbe aspirare a essere ancora più complesso, invece bisogna introdurli al lavoro universitario e nel primo anno e nel primo semestre nel mio caso, quindi sono matricole appena studenti giovanissimi, pieni anche di entusiasmo, di sogni, di aspettative, quindi questo è molto positivo almeno per me e penso anche per loro. Io dico sempre una cosa agli studenti, che se noi facessimo un percorso basato sul fil rouge del romantico risorgimentale, ossia quella storia della letteratura un po' manualistica e scolastica, secondo cui, diciamo, la cultura italiana è fatta di una tradizione autoreferenziale, staremmo tradendo in realtà lo spirito della cultura italiana che è sempre stata cosmopolita e a contatto con l'altro. Chiunque abbia scritto in Italia un testo lo ha fatto perfettamente consapevole di quale fosse la tradizione con la quale andava a dialogare. Per farla breve, quest'anno che ho affrontato un testo poco studiato, che è quello di 100 anni di Rovani, cioè un bellissimo romanzo sulla storia di Milano tra il 1750 e il 1850, Rovani, cioè pubblicato negli anni 60 dell'Ottocento, conosceva perfettamente i testi tedeschi del romanticismo, i testi francesi, e quindi quando si fanno anche queste letture il riferimento ad altre culture è permanente. Certo, nel caso della cultura italiana il riferimento è in genere relativo alla cultura europea, ma io ci tengo molto nelle lezioni e poi gli studenti ci tengono anche, loro mi chiedono molto di rifare un corso sulla letteratura di viaggio, perché la letteratura di viaggio, aprendo orizzonti diversi, permette di vedere come l'Italia ha immaginato, ha descritto, ha potenziato il rapporto con gli altri, cioè dai viaggi in America ai viaggi verso l'India e la Cina, e quindi facciamo una selezione di testi nel tempo che ci permettono anche di portare gli studenti che sono alla Straniera di Siena, che vengono da quei paesi, anche di verificare, di apportare la loro visione autentica su quella letteratura. O sea, in sintesi, quello che volevo dire è la letteratura italiana deve essere una porta che consenta agli studenti di vedere le altre culture, anche filtrate dalla stessa Italia, ma di vederle, di percepirle. Molto bello e molto interessante, e credo che qui abbiamo trovato forse un grande filo conduttore per tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, no? Quindi tanto l'idea che quando si parla di identità e cultura in realtà stiamo parlando di varie identità, varie culture che si formano sempre a contatto con l'altro, sempre in una situazione di contaminazioni, ibridazioni, non c'è niente che possa nascere, non c'è una cultura, un'identità che si forma in modo, diciamo così, che prescinde da questo contatto. E a questo punto vorrei fare una riflessione insieme a voi, vi chiedo, insomma, chiedo a entrambi un po' di intervenire su questo tema. Abbiamo parlato di, appunto, identità culturale, patrimonio culturale, eccetera, eccetera, di diversità. E vi voglio chiedere due cose che sono collegate. Da una parte, e l'avete già un po' detto, ma vorrei che lo sviluppaste ancora un po', come un approccio multiculturale nell'insegnamento della letteratura italiana può favorire questo tipo di riflessione principalmente negli studenti, no? E poi vorrei chiedervi, secondo voi, quali sono anche le prospettive future per gli insegnanti, per esempio, di letteratura italiana. Abbiamo già percepito probabilmente tutti noi che non possiamo più, o comunque ovviamente è sempre possibile, ma che i nostri studenti hanno esigenze diverse forse, e quindi anche il nostro ruolo cambia, non può più essere lo stesso di quello che era alcuni decenni fa. Quali sfide ci aspettano e quali competenze ci sono già richieste e ci saranno richieste ancora di più in futuro? Magari si vuole cominciare Silvia. Sí, gracias. Bueno, un poco retomando también algunos hilos que fuimos desarrollando con anterioridad, me parece importante aquí incentivar este enfoque multicultural, ¿no? Enseñar una literatura extranjera, enseñar una literatura italiana, me pone como profesora ante el desafío de... para mí, romper una dicotomía, la dicotomía que se da entre la literatura nacional y la literatura extranjera. O sea, yo noto que esa es una dicotomía muy presente todavía en algunas universidades, que marca una diferencia. Me parece que habría que tratar de independizar la literatura de ese concepto específico de literatura nacional, no porque no exista siempre, pero prefiero más bien pensar en que la lengua es la productora de una literatura y no la nación, ¿no? Porque eso ya nos abre un panorama mucho mayor y nos permite incluso pensar la literatura como un territorio donde las fronteras se ablandan, no son tan firmes, no son tan rígidas, y como decía Alejandro recién, estos tránsitos culturales se pueden ver con claridad y se pueden incluso resaltar, porque creo que ese es verdaderamente el trabajo o el desafío que nos depara el futuro, ¿no? Mostrar y incentivar el descubrimiento de esos tránsitos culturales que se dan por encima de las fronteras nacionales, que son en definitiva los que alimentan la literatura, la idea de una literatura supranacional que se alimenta de viajes, de lecturas, ¿no? El lector como un viajero inmóvil o el mismo viajero que conoce otros territorios y que luego aporta a su literatura o a su tierra esa nueva experiencia. Son todas situaciones de contacto que un profesor de literatura extranjera, incluso también nacional, tiene que incentivar. Yo creo que ese es un gran desafío para el futuro y una nueva manera de enseñar la literatura, tratando de, como decíamos recién, dejar bien en claro que una cosa es identidad cultural y otra cosa es identidad nacional. El concepto de identidad nacional es un concepto político que se puede usar para fines no literarios, y creo que de ese concepto uno tiene que alejarse. En cambio, la identidad cultural es un concepto más amplio, más rico y más complejo, por supuesto. En ese sentido creo que el camino está por ahí. Por eso también nosotros le damos mucha importancia a la literatura comparada, ¿no es cierto? Porque surge justamente de este enfoque, a la posibilidad de hacer esa relación. Grazie Silvia, molto, molto interessante. Alejandro, volevo chiederti anche a te di intervenire su questo tema. Va bene, intanto sono d'accordissimo con Silvia su tutto quello che ha detto, quindi non lo ripeto, cioè, d'accordo su ogni parola, diciamo. Francamente, nella mia esperienza, venendo ormai da una storia di formazione che appartiene ad altri tempi, quindi dove il libro era un elemento insostituibile della formazione culturale e oggi un po' messo in discussione, come tale, la sfida maggiore che trovo è stimolare gli studenti a leggere con passione un libro, a leggere i romanzi e a non a leggere per leggere, ma ad associarsi all'idea che la letteratura dà risposte. Certo, non risposte risolutive, ma è un modo di vedere il mondo. Quindi la letteratura italiana in questo è ricchissima, è straordinaria, proprio per una delle cose che dicevi tu, Elena, prima, perché già di per sé un sistema multiculturale, plurilingue. Se uno pensa alla ricchezza della cultura italiana nelle sue espressioni artistiche in generale, a quello che l'Italia ha prodotto lungo il tempo e a tutte le risposte che ha dato, uno può attingere felicemente a quel bacino infinito, perché è infinito, di testi, di scene, di dialoghi che la letteratura contiene, e con questo apportare sempre un momento di riflessione. Mi trovo sempre più in difficoltà con i corsi concepiti come un tempo sulla base di una lezione che poteva essere frontale, in cui il compito dello studente era assimilare un metodo, e quindi la sfida, almeno per quanto mi riguarda, è provare costantemente nuove metodologie di indagine collettiva in aula, far agli studenti a loro stessi esporre e avere un ruolo attivo, e non è facile. La tecnologia ci ha permesso di avere anche moltissime risorse impensabili fino a un tempo, però, ripeto, se mi si chiede tuttora qual è la sfida maggiore di insegnare oggi la letteratura italiana, dico la sfida di insegnare la letteratura in sé, ossia è trovare un'aula dove si possa condividere l'idea che la lettura sia un modo straordinario di affrontare anche l'esperienza di vita. Non so se ci riesco, ma insomma ci provo. Grazie Alejandro, grazie, grazie a entrambi, perché credo che insomma le cose che ci avete detto siano molto interessanti, molto stimolanti, e sono molto d'accordo. Probabilmente la grande sfida è pensare l'insegnamento della letteratura, e letteratura intesa in senso assolutamente ampio, fatta di contatti, di incontri, dove le frontiere o si sgretolano o comunque diventano molto più evanescenti, e formare anche nuovi lettori, studenti che abbiano anche le competenze e le capacità per penetrare il testo letterario. E credo che sia anche molto interessante questa idea che quasi dobbiamo forse incorporare proprio metodologicamente la pluralità nei nostri corsi, quindi anche l'idea di non più solo la lezione frontale, non più solo il testo scritto che ti sta davanti, ma cercare di aprirsi a tante cose, a nuove tecnologie, a costruire percorsi insieme con i nostri studenti. Insomma, ci sono tante questioni su cui continueremo a riflettere. Vi faccio un'ultima... abbiamo un paio di domande per concludere dai nostri ascoltatori. La prima, che è rivolta a entrambi, è: qual è il profilo degli studenti che frequentano il corso di letteratura italiana nelle vostre università? E, partiamo con questa, poi ne ho un'altra, ma preferisco tenerla per dopo. Bueno, es un poco al menos en mi facultad, el perfil de los estudiantes que estudian la carrera de letras. No todos quieren luego especializarse en literatura italiana. Siempre es pequeño el número de estudiantes que hacen alguna tesis de licenciatura o de doctorado en literatura italiana. En ese sentido, no es... en Argentina la mayoría de los estudiantes quieren hacer tesis sobre literatura argentina o latinoamericana. Pero me parece sí que más o menos con todo el equipo de cátedra tratamos de hacer eso que para nosotros es lo más importante, ¿no? Favorecer la experiencia estética contextos de la literatura italiana para ver que las literaturas, que la experiencia estética va más allá de toda frontera, o sea, puede ser en textos de distintas literaturas. Ese es para mí el desafío mayor. Va bene, rispondo. Allora, per quanto riguarda Buenos Aires, è come nel caso di Coro, la facoltà di lettere, quindi sono lettori forti, ed effettivamente quello consente pure di essere audaci, ossia di fare delle proposte innovative o su autori complessi, perché uno trova un terreno favorevole. Ossia, sono studenti abituati a leggere, a concentrarsi e a fare della letteratura il centro della propria vita. Io mi sono permesso, per esempio, quest'anno, nel corso di letteratura italiana all'Università di Buenos Aires, di affrontare un autore come Roberto Calasso, che è difficilissimo. E abbiamo letto la Folie Baudelaire, un libro davvero complesso. Ripeto, perché lì le possibilità ci sono. E nel caso di Siena non era facoltà di lettere, cioè equivale a quello che in Argentina, ma anche in Spagna, si chiama professorato, ossia quelli che intendono insegnare più che la letteratura la lingua italiana. Naturalmente hanno una vocazione culturale, ma sono mescolati agli studenti di mediazione linguistica culturale, a quello che si chiamava lingue, ossia quelli che studiano la letteratura italiana per poi in realtà specializzarsi in russo, arabo. Quindi non necessariamente sono lettori forti, ossia, non trovo un terreno equivalente, devo misurare la portata, no, di questa di questa realtà, e quindi provo sempre a scegliere dei testi che rispondano alle loro aspettative, ai loro interessi, ma anche alla loro formazione. Questo è il terreno che ci troviamo davanti. Naturalmente credo che, non dico niente di nuovo, stiamo notando negli ultimi anni una maggiore deficienza nelle competenze di lettura, analisi e interpretazione testuale. Cioè, questo è un dato effettivo dimostrato da un'ampia bibliografia, ossia è sempre più difficile affrontare testi complessi ed è sempre più faticoso portare in aula testi che esigono un lavorio, ossia un'indagine meticolosa per poter poi usufruire pienamente dei diversi sensi di un testo. Perfetto, grazie mille. Vi faccio le ultime due domande che le persone che ci stanno seguendo hanno messo su YouTube, che sono entrambe molto interessanti. La prima è legata a quello che Silvia stava dicendo e dice se in Argentina, in Italia si usa l'espressione letteratura di espressione in lingua italiana, letteratura di espressione in lingua spagnola, cioè potrebbe essere un'alternativa invece di pensare letteratura italiana, letteratura argentina, letteratura spagnola, ma pensare appunto questo, come tu stavi dicendo, alla lingua, allo strumento, no? E l'altra cosa che ovviamente entrambi potete rispondere a queste domande, è come pensare i casi degli scrittori che si autoesiliano e si autotraducono in relazione al proprio linguaggio originario, come Beckett, Juan Rodolfo Wilcock o anche Jhumpa Lahiri, per esempio. Se ci potete dire qualcosa su questi due punti che in fondo si toccano molto anche. Comincio io? No, non lo so. Benissimo, sì. Sí, a mí me parece que esa sería una expresión un poco más justa, ¿no? Literatura de expresión en lengua italiana. Literatura de expresión, sí, en lengua italiana. Esa es una nomenclatura que se usa para, curiosamente, en mi facultad, para la literatura francesa, ¿no? Pensando que la literatura francesa tiene manifestaciones en lugares más allá de Francia, porque tiene una, digamos, una historia colonial importante. No así para la literatura inglesa, alemana, y menos para la italiana, que me parece se desconoce el pasado colonial de Italia, entonces directamente no se considera. Pero en un eventual plan de estudio me parece que podría ser una reforma importante para pensar y considerar. Y en relación a la pregunta siguiente, yo creo que estos escritores que representan un fenómeno absolutamente contemporáneo, propio del siglo XX, que se manifiesta con mayor intensidad en el XXI, estos escritores nos ponen nos ejemplifican la situación que un poco decíamos recién, que una literatura no se recorta en la línea de frontera, una literatura va más allá. El caso de Wilcock para nosotros es siempre emblemático porque lo hemos incluido en programas de literatura italiana, porque es un escritor que permite justamente esta vinculación, mostrar este tránsito, mostrar esta relación. Son escritores que justamente problematizan su propia clasificación, cómo denominarlos. Wilcock es un escritor argentino, es un escritor italiano, o como dice Bioy Casares, fue un excelente escritor argentino que luego se transformó en un excelente escritor italiano. Creo que ese tránsito, que es una manifestación estética concreta que se da en este siglo, pone un poco en evidencia la crisis de pensar la literatura nacional como equivalente a un concepto político. Grazie Silvia. Alejandro? Bene, la domanda a me stimola molto perché una delle linee di ricerca che ho seguito sin da giovane e che continuo sperando prima o poi di arrivare a un punto, non dico finale, ma a un punto di svolta. Io credo che esista uno spazio della cultura italiana della diaspora poco riconosciuta in Italia, ossia esistono molti pregiudizi nella penisola rispetto a tutta la produzione culturale fuori d'Italia, come se la cultura italiana, diciamo, fatta entro i confini nazionali fosse, no, di prima categoria e il resto fosse subordinato, periferico, marginato. E questo è stato un po', questa visione è stata contestata nel tempo dal gruppo, per esempio, internazionale guidato dagli Stati Uniti, dagli australiani, che hanno puntato molto sulla cosiddetta cultura della diaspora, e cultura come i francesi quando dicono civilisation, ossia non necessariamente solo letteratura, ma quelle espressioni culturali che sono letterarie e non, ossia le testimonianze della migrazione che non hanno avuto ambizioni letterarie. Io credo, per ultimo, per rispondere agli autori che si sono mossi su due lingue, su due letterature, io credo che esista ormai la possibilità, ed è quello che mi riguarda in questo progetto di Conectando Cultura, se è la linea che sto seguendo con alcuni dottorandi, è quello dello spazio di una letteratura italo-latinoamericana. Ossia, negli ultimi 500 anni, ossia da quando sono iniziati i contatti tra l'Italia e l'America, l'America sia all'interno del proprio territorio, ma l'Italia senza bisogno di aver avuto contatti con l'America, ha generato discorsi specifici che hanno a che vedere anche con l'immaginario e che sono discorsi di incroci culturali. Per dare un esempio, che è quello che noi stiamo studiando, un autore come Attilio Dallini, nato in Italia, a Milano, trasferitosi in Argentina, tornato in Italia, tornato in Argentina, ha scritto in tutte e due le lingue, ha tradotto dall'italiano allo spagnolo, dallo spagnolo all'italiano, è finito negli Stati Uniti e quindi anche ha portato una visione italo-argentina sull'America, ma nella sua narrativa, perché oltre a giornalista era anche un narratore, convergono strategie, visioni, questioni, risorse che provengono dalla letteratura latinoamericana, non argentina, latinoamericana, e strategie che provengono dalla tradizione italiana, ossia Pavese e Moravia da una parte e Macea, Borges e Bioi dall'altra. Quindi sicuramente siamo lontanissimi dall'immaginare una denominazione letteratura di espressione italiana, lontanissima, almeno in Italia, lontanissimi, però prima o poi ci si arriverà. Grazie, grazie mille e vi ringrazio anche da parte di chi ci sta ascoltando, visto che nella chat vi ringraziano molto perché le considerazioni sono state molto stimolanti, anche a proposito di questo ultimo discorso che abbiamo fatto, no, di questi autori che incarnano la crisi di determinate categorie e questo transito costante. A questo punto io vorrei salutare prima di tutto voi che siete state, insomma, così gentili da partecipare al programma, Alejandro e Silvia, grazie, e chi è stato con noi durante questi più di 40 minuti, quindi insomma ci hanno seguito con molto interesse. Approfitto per divulgare che la prossima puntata del programma sarà il 24 agosto, il titolo è Tecnologia da Informação e Letras, a Linguística de Corpus como Caminho para a Inovação e Autonomia no Ensino de Línguas, che ha tutto a che vedere con quello che stavamo dicendo, no? Delle nuove competenze, insomma, delle nuove prospettive per il futuro anche. Quindi, insomma, spero che sarete con noi, che continuerete a seguirci. Grazie Silvia e grazie Alejandro. Grazie mille a te, a Silvia naturalmente, a Erika che ci ha seguito nella parte tecnica e naturalmente alla gente, agli studiosi, studenti che ci hanno seguito. Grazie. Arrivederci a tutti. Ciao.